La Comunità Europea e le Commissioni Europee sono ormai diventate talmente inique e talmente inutili che veramente sarebbe l'ora di uscire da questa Europa così come fatta, come strutturata. Faccio solamente due piccoli esempi per far capire la ridicolaggine di queste commissioni europee. Premetto che sono un appassionato di aloe ed in particolare di aloe arborescens, dalla quale due volte o tre volte all'anno estraggo il succo per il mio consumo personale e quello di mia moglie. C'è un procedimento ben particolare. Che cosa ha deciso la Commissione Europea? La Commissione Europea ha deciso in tal senso di vietare la produzione e la commercializzazione di succo di aloe arborescens nella sua interezza, cioè la polpa e la buccia esterna. I produttori possono solamente produrre o commercializzare solamente un prodotto derivato dalla polpa, perché la Commissione Medica Europea ha ritenuto che una sostanza che si trova nella buccia di questa aloe è tossica. La sostanza imputata è l'aloina. Ora, io so benissimo che l'aloina presa singolarmente è una sostanza tossica effettivamente, però non va analizzata singolarmente. L'aloina, quando viene consumata insieme a tutte le altre sostanze, a tutti gli altri componenti della pianta, diventa una sostanza curativa sia per uso interno sia per uso esterno. Io ora non so quindi se questi della Commissione Europea sono in malafede per svariati motivi, quindi per togliere un medicamento naturale dal mercato a favore di altri prodotti sintetici, oppure non ci arrivano a fare certi tipi di ragionamenti. Comunque, in ambedue i casi è una cosa gravissima. Un altro esempio, un altro banalissimo esempio: la Commissione Europea ha emanato un decreto in cui si vieta, udite udite, la produzione e la vendita, nel senso che fino a che ci sono sul mercato già fatte si possono vendere, ma non si possono più produrre. E parlo delle reti metalliche da letto. Le reti devono essere fatte, prodotte solamente con assi di legno. Ora, io dico una cosa: se questa Comunità Europea vuole imporci addirittura il modo in cui le persone debbano dormire, io dico, a questo punto abbiate pazienza, usciamo da questa Europa iniqua, perché non ha più senso stare dentro. Torniamo alla nostra Italia di una volta, alla nostra liretta, e forse faremo il culo a molti altri paesi europei, e non solo europei, ma è forse
è forse proprio per questo che non vogliono farci uscire e sarà molto difficile uscire da questa gabbia in cui alcuni nostri politici corrotti ci hanno fatto entrare, probabilmente sotto lauti compensi. Grazie.